Oggi ho pochissimo tempo da dedicare in cucina, quindi per la mia carne al sugo utilizzerò la multicook della Qlive. Per prima cosa metterò la modalità soffriggere, quindi premo questo tasto. Aggiungete l'olio e una cipolla grattugiata. Comincia a rosolare, quindi comincio a mettere la carne. Quindi mescolate. Appena la carne rilascerà il suo liquido, nonché il sangue, potete aggiungere il vino, un misurino. Chiudete il coperchio e lasciate che il vino si assorba per bene. Aggiungete la passata di pomodoro, l'acqua. Aggiustate di sale e mescolate così. Chiudete il coperchio e mettete la modalità cottura lenta per 2 ore. Potete andare anche fuori casa perché si spegnerà da sola. La cottura è davvero bassissima. Io arricchisco il mio sugo con delle patate a pezzi. Li lascio cuocere per il tempo rimasto, 34 minuti. La mia carne è pronta, tenerissima, insieme alle patate, e stasera farò un buon piatto di pasta nello stesso sughetto. La pentola è praticissima, potrete anche mantenerla a caldo, la pietanza, e quindi spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio e alla prossima. Ciao ciao!